Sembra esserci una luce in fondo al tunnel per la Serie B femminile e soprattutto per l'inizio del campionato delle Panthers Roseto, che sono bloccate oramai dallo scorso lockdown, quando erano in testa alla classifica. Come avete vissuto questo momento e soprattutto come state riprendendo questa situazione che soprattutto è difficile per l'atleta? È un po' complicato, nel senso che comunque noi adesso abbiamo ripreso col settore giovanile, non ancora con la prima squadra perché eravamo appunto in attesa di sapere che cosa succedeva per quanto riguarda il campionato senior di Serie B. E alla luce di quello che ci è stato comunicato non abbiamo notizie positive, nel senso che bisogna raggiungere almeno il 20% delle adesioni societarie per le varie regioni per poter far partire questo campionato entro il 7 marzo. E sicuramente quest'altra settimana cominceremo anche con la Serie B, e con tutte le precauzioni, pensando soprattutto ad atlete che vengono da fuori Roseto, e vedremo che cosa succederà. Il campionato, per quel che ci riguarda, potrebbe non avere delle promozioni. Per cui anche questa è una cosa che valuteremo, in quanto Roseto si era attrezzata per poter fare il salto di categoria quest'anno. Per cui è tutto un qualcosa da affrontare con un'incognita assurda, però siamo pronti sicuramente per ripartire, soprattutto per far ripartire le atlete in sicurezza. Due lockdown sono due parole comunque negative, no? Vuol dire fermo, ma le Panthers non sono rimaste ferme. Nei due lockdown hanno costruito fino ad oggi la loro fortuna, anche se non è purtroppo visibile perché non stiamo giocando. Nel secondo lockdown abbiamo rinforzato quelle che sono le casse societarie perché comunque andavano ripuntellate e abbiamo creato comunque delle risorse che ci permetteranno di ripartire con tanta sicurezza se i campionati ripartiranno. Ieri abbiamo riniziato le attività giovanili e durante questo secondo lockdown abbiamo preparato anche le basi per l'innesto di due nuovi dirigenti che saranno, il primo è una vecchia gloria del basket rosetano, quindi una persona seria, affidabile, un grande professionista. Il secondo è una persona che vive a Roseto da qualche anno, però ha allenato per ben 7 anni una squadra femminile, ad Avellino. E sarà tra i nostri dirigenti e quindi ci darà una grande mano anche dal punto di vista tecnico.